se vuole, visto che è qua, ma ci fa piacere, insomma, visto la sua disponibilità. E per un momento importante come quello che abbiamo raggiunto come federazione, perché nella giornata di oggi, diciamo, avviamo quello che sono i festeggiamenti dei 75 anni della nostra federazione, che è una tappa assolutamente molto, molto importante, soprattutto in un contesto dove magari in un momento anche di crisi della rappresentanza, un'organizzazione che è nata nel dopoguerra è riuscita ad arrivare oggi, dopo 75 anni, ancora, diciamo, il momento in piena, diciamo, vita, credo sia una tappa assolutamente molto, molto importante. Due note sull'organizzazione: questa conferenza stampa avrà fondamentalmente due momenti. Il primo momento legato all'inizio dei festeggiamenti dei 75 anni della FIAP, e un secondo momento dove presenteremo una delle iniziative proprio legate a questi 75 anni, che è il Logistic Village presso il Transpotec della Fiera Milano, che è questa iniziativa che stiamo portando avanti da qualche anno, che è stata riconfermata anche quest'anno con un grandissimo successo. A questo punto io mi taccio e ho il piacere di lasciare la parola a chi ha fatto negli ultimi anni la storia della FIAP, per cui, e soprattutto che oggi è comunque a capo della nostra federazione, per cui abbiamo qua tutto il direttivo, poi ve li presenterò uno alla volta. Abbiamo il presidente attuale e i due past president della FIAP e i due vicepresidenti attuali, per cui io lascerei la parola a chi magari ha, diciamo, portato la storia della federazione, per cui al nostro past president e presidente onorario della FIAP, Massimo Bagnoli, a te la parola, grazie. Grazie a tutti, bentrovati. Sono stato presentato come il più vecchio, in effetti lo sono, sono il più vecchio presidente vivente, quindi tocchiamo tutto quello che c'è da toccare perché ci si trovi ancora. Oggi festeggiamo questi 75 anni di FIAP, che è stato un traguardo, è un traguardo importante, come è importante la storia della FIAP. La FIAP fin dalla sua nascita, 75 anni fa, è stata presente in tutti i tavoli di negoziazione, sia sindacali che governativi. Ha partecipato alla costituzione dell'Albo nel 1974 e da quell'anno lì c'è sempre rimasta nell'Albo. Diciamo che qualche buontempone ha cercato anche di farci fuori dall'Albo. Poi l'abnegazione e la tenacia di Alessandro ha fatto sì che non si consumasse una ingiustizia di quel tipo. Da quel tempo, che qui siamo stati accreditati, abbiamo firmato tutti i contratti di lavoro che sono passati dall'albo. Leggo, ma mi è scesa una cataratta stamattina, che è la malattia dei vecchi, e quindi vedo con un occhio solo. Ho provato con gli occhiali, ma vedevo meno. E quindi portate pazienza, sono anziano. Ecco, nel tempo sono anche cambiate tante cose in FIAP. Comunque la nostra natura è rimasta intatta. La FIAP è governata dalle aziende di autotrasporto e logistica. Questo è adesso, penso che lo sarà sempre. Noi non abbiamo confederazioni di committenti che ci dicono cosa dobbiamo fare per assecondarli. Noi siamo a disposizione, la FIAP è a disposizione delle aziende di trasporto e di logistica perché migliorino, perché le regole vengano rispettate da tutti, che forse è il problema più importante per le aziende che vogliono fare le cose per bene. Oggi ci siamo in mezzo ancora a un mare di abusivismo o di banditismo. Io adesso cito Silvio Faggi perché è stato uno di quelli, al di là di un grandissimo professionista che tanto ha dato al settore, è stato uno di quelli che ha partecipato alla costituzione del sito per la verifica della legalità delle aziende di trasporto. Oggi c'è Alessandro che ha sostituito e ha preso il posto di Silvio come non meglio si poteva fare. La FIAP dopo 75 c'è e noi ci vediamo tra 75 anni probabilmente. Grazie. Grazie Massimo.
E adesso passo la parola a Giampaolo Fagioli, past president. Tutti prima? Sì, va. Io ho avuto l'onore e l'onore di prendere il testimone della conduzione della nostra associazione dopo Massimo, e vi devo dire che nella fase iniziale mi sono detto: ma chi me l'ha fatto fare? Perché dopo tanti anni, lui ha, insieme a Faggi, come diceva lui, ha contribuito in maniera determinante alla fondazione di questa associazione, l'ha portata al livello dove era, cioè una fra le prime associazioni in Italia. Dopodiché devo dirvi che ho sempre avuto una discreta passione per il mondo associativo, per cui mi sono detto: vabbè, accettiamo, vediamo quello che succede. E come tutte le belle notizie, dice: buongiorno, si vede dal mattino. Come prima cosa che mi è successa è che hanno tentato di estrometterci dall'albo. Come prima, dopo qualche giorno che ero stato eletto, ci siamo trovati subito. Diceva prima Massimo: non abbiamo ancora capito bene adesso da parte di chi è nata questa brillante idea, non abbiamo capito bene come hanno fatto, sappiamo solo il risultato finale, che non ci sono riusciti, però diciamo che è stata la prima bega che mi sono trovato. Però vi devo dire una cosa, che è stata quella scintilla che ha fatto scattare in me, in Alessandro, in tutte le strutture, nel comitato di direttivo di FIAB, la voglia di dire: perché ci hanno fatto questo? E allora ci siamo detti: dobbiamo dimostrare che siamo bravi, quantomeno come loro, e abbiamo cominciato a crearci dei rapporti nostri come associazione. Ci siamo detti: scusa, proviamo anche noi a fare qualcosa di diverso. Allora abbiamo detto: Alessandro, l'abbiamo caricato come una molla, che è partito ancora adesso, ancora carico adesso, che non ci lascia mai stare un secondo, non ci dà un attimo di tregua, e abbiamo cominciato a prendere contatti, vuoi con il Ministero dei Trasporti, vuoi con altri ministeri, perché giustamente il Ministero dei Trasporti, come parlavamo stamattina, può fare una certa cosa, poi ci sono altri ministeri che possono contribuire, specialmente con la cassa, a risolvere tanti problemi. Abbiamo cominciato a parlare con dei politici, della Camera, del Senato, sono quelli che possono influenzare, sotto nostro suggerimento, l'attività aziendale delle nostre imprese. E noi praticamente cosa abbiamo fatto? Conosciamo il lavoro, conosciamo le problematiche, conosciamo come funziona il mondo, e dice: perché non dobbiamo noi direttamente interloquire con queste persone? E allora abbiamo preso la prima decisione, diciamo così, importante della nostra associazione, che è stata quella di uscire da una confederazione. Non era mai successo, infatti la FIAP è l'unica associazione che ancora adesso non aderisce a una confederazione, perché ci dobbiamo rendere conto che la confederazione è gestita dai nostri clienti. Allora ci è sembrato a tutti una cosa abbastanza anomala, che noi ci facciamo gestire, tra virgolette, o prendiamo disposizioni dai nostri clienti. No, questo non è una cosa che poteva essere auspicabile, perché non ci porta niente di buono, perché senz'altro non riusciremo a far capire a loro quali sono le nostre problematiche, anche perché eventualmente le problematiche nostre corrispondono a un aumento di tariffe, per cui questo non sarebbe mai venuto. Per cui ci siamo detti: benissimo, andiamo avanti su questa strada, e vi devo dire che i risultati che stiamo raggiungendo in questi periodi hanno superato anche le più rosee delle aspettative. Siamo ormai diventati un'associazione di riferimento. Io poi ho traghettato Roberto è diventato nuovo past president, ma l'ho fatto veramente in questo periodo che sono stato presidente con passione, perché ho capito che l'importanza del collegamento diretto con certi ambienti è essenziale. Dopodiché io me ne sono andato in pensione e ho lasciato il testimone di questa avventura a Roberto, che la sta proseguendo, anzi in una maniera molto positiva e sempre più, in maniera sempre più importante, e lui stesso ci riferirà quali sono i nostri obiettivi futuri. Sì, basta, il futuro. Grazie. Grazie Giampaolo, grazie. E adesso lascio la parola all'attuale presidente, non past, ma presidente, Roberto Scarpa. Buongiorno a tutti, grazie per la presenza. Buongiorno a tutti e grazie per la presenza. Io ho ereditato una grande responsabilità per questa importante federazione storica, con due presidenti che sono molto esperti. Io sono un inesperto, sono da poco che faccio che ho questo ruolo, e cercherò per il presente e il prossimo futuro di fare il meglio. Oggi in questa circostanza vorrei fare una fotografia di FIAP cos'è oggi, e dopo appunto 75 anni FIAP in questo momento, dove padroneggia la sfiducia, la disaffezione e la delusione nei confronti dei sistemi associativi e di rappresentanza delle imprese,
ha voluto mettersi in discussione per attuare un nuovo modello di federazione più efficace e vicina alla normale attività imprenditoriale, a sostegno delle imprese associate, diventando un punto di riferimento per imprenditrici ed imprenditori del trasporto e della logistica. FIAP oggi è una federazione aperta a tutti gli imprenditori virtuosi che vogliono far crescere la propria azienda, uniti dai valori della federazione. Quali sono? Impegno, etica, coscienza, rispetto, legalità. FIAP rappresenta imprenditori convinti della necessità di realizzare un nuovo modo di fare impresa e che non si riconoscono in quelli che vogliono solo sostegni dallo Stato. Uniti nella federazione, motivati dalla necessità di confrontarsi in modo costruttivo, dai comuni problemi di tutti i giorni a quelli più importanti, che vogliono dare il proprio contributo per ridisegnare e contribuire il modello di servizio di trasporto del futuro. Un futuro che sarà incerto e difficile anche per il nostro comparto, visto quello che sta accadendo nel mondo. Nel futuro il trasporto merci dovrà essere integrato, digitalizzato e sostenibile. Ogni imprenditore dovrà fare delle importanti scelte e queste determineranno il futuro delle proprie aziende. Un futuro assieme a FIAP, imprenditori e aziende potranno attuare delle filosofie imprenditoriali comuni che coniugano il valore etico con la ricerca del profitto, che riusciranno sempre a relazionarsi con la committenza in modo equilibrato, protagonisti del proprio futuro, in grado di realizzare aziende che offrono un posto di lavoro ideale per i propri collaboratori. FIAP è anche aperta alle associazioni che vogliono condividere con noi i percorsi e progetti del nostro comparto. Le nostre imprese oggi, in un mercato in continuo cambiamento, sono diventate operatori logisti che utilizzano camion, magazzini, navi, treni. E proprio per tale motivo è necessario che le associazioni, anche degli altri comparti interessati, dialoghino con noi. Vari e importanti appunto sono le attività che FIAP sta svolgendo in questo momento in ambito istituzionale, politico e di rappresentanza, che saranno esposte specificatamente dal nostro segretario Alessandro. Grazie. Grazie Roberto. Adesso abbiamo finalmente anche i nostri vicepresidenti, vi lascio la parola a Sonia e poi a Gennaro Romano. Buonasera a tutti. Ringrazio i colleghi e presidenti che mi hanno preceduto con i loro interventi. In qualità di vicepresidente di FIAP da 2 anni ho il privilegio di rappresentare il lavoro e l'impegno della nostra federazione nel sostenere e promuovere le imprese del settore al fine di renderle più attrattive per i lavoratori di ogni età. Attrattive sì, perché è innegabile che una dei problemi più significativi del nostro settore è la poca attrattività che questa professione esercita sui potenziali lavoratori. È una questione che coinvolge tutti, politica, aziende, associazioni, e noi come associazioni abbiamo il dovere di raccontare cosa c'è, qual è la vera essenza di ciò che c'è dietro il mondo del trasporto e della logistica. Spesso questo settore è sottovalutato o non compreso appieno dalla società, ma è essenziale evidenziare che il trasporto e la logistica sono il cuore pulsante dell'economia. Io amo usare il termine di infrastrutture invisibili, perché sono le infrastrutture invisibili che mantengono il nostro mondo in movimento. Senza di esse i beni non arriverebbero nei negozi, i servizi non verrebbero erogati e l'economia si fermerebbe. Per cui è nostro compito come FIAP illuminare e raccontare il valore di questo settore e promuovere le opportunità di carriera, perché oltre alla figura dell'autista, una figura centrale, il settore è ricco di altre figure professionali altrettanto cruciali e diversificate. Il settore del trasporto e della logistica offre una vasta gamma di ruoli e di competenze. Cosa può renderlo più attrattivo? È fondamentale incrementare programmi di formazione,
e sviluppo professionale, oltre ad incoraggiare politiche aziendali che promuovono una cultura del benessere dei dipendenti. Possiamo sì renderlo attrattivo per i giovani talenti e per coloro che desiderano una transizione di carriera. Questo è un investimento per le nostre aziende, ma anche il futuro della nostra economia. Concedetemi un ultimo, ma non per importanza, in quanto donna e imprenditrice del settore, di dare risalto in questa sede anche alla componente femminile, coinvolgendo maggiormente in FIAP le imprenditrici e lavoratrici del nostro comparto, in modo trasversale, in tutti i ruoli e soprattutto perché ritengo che la figura femminile sia essenziale in un settore che si sta evolvendo e dove la digitalizzazione avrà forte impatto. Quindi è imperativo che riconosciamo e valorizziamo il contributo delle donne nel settore del trasporto e della logistica. Nonostante la percezione diffusa possa suggerire il contrario, il settore è stato storicamente considerato un ambiente prettamente maschile, ma gli ultimi dati sono incoraggianti. Basti notare che la presenza femminile sta gradualmente aumentando, segnando un cambiamento positivo nelle dinamiche del settore. Per cui dobbiamo impegnarci attivamente per promuovere l'inclusione delle donne e creare un ambiente di lavoro equo e rispettoso per tutti. In chiusura vorrei ribadire il mio impegno totale nell'affrontare le sfide e proseguire gli obiettivi che abbiamo delineato qui oggi, sia come imprenditrice che come vicepresidente di FIAP. Sono fermamente convinta che insieme possiamo fare la differenza. Grazie, grazie a tutti. Buonasera a tutti, grazie mille per essere qui, numerosi, la vostra presenza la trovo estremamente confortante e stimolante. Grazie a Sonia per l'intervento in cui ha citato donne e le cosiddette infrastrutture invisibili. Lato mio ci sono 4-5 parole che mi piacerebbe condividere con voi, che credo siano un po' il fil rouge che lega un po' anche le nostre varie figure, le nostre visioni, che sotto la guida eccellente di Alessandro cerchiamo sempre di armonizzare e attraverso le quali creare valore. La prima è ispirazione. Sonia parlava di luoghi di formazione. In FIAP stiamo rilanciando un altro tema importante, che è quello di ispirare le persone, soprattutto i giovani, in un'ottica di attrazione del talento, che è la seconda parola che mi piace condividere con voi. Oggi abbiamo sete e fame di grande talento. Dobbiamo trovare e riscoprire le capacità per attrarre talenti, per raccontare talenti, per sviluppare talenti. Secondo tema e seconda parola, secondo me, dovrebbe e ci sta guidando molto, è il tema della contaminazione. Molto spesso il trasporto si è parlato addosso, si è stato abbastanza autoreferenziale. Dobbiamo riscoprire anche qui la capacità e la forza e con questo gioco di generazioni, che a me piacerebbe dire di generatività, dobbiamo riscoprire la bellezza di essere contaminati, elementi già contaminanti, ma anche di essere aperti a nuove contaminazioni. Immagino per esempio tutto il tema della sostenibilità, della legalità, ma non solo. C'è un mondo legato all'innovazione digitale, all'innovazione sociale che aspetta anche noi aziende di trasporto di vederci protagonisti. Terza parola è comunità. Molto spesso parliamo di filiera del trasporto, io sono affezionato al tema della comunità. Communus, mettere insieme i doni. Noi abbiamo il dovere di mettere insieme i doni delle nostre aziende e credo che questo compito e la bellezza di questo compito vada riscoperto. L'altro tema è il tema della bellezza, cioè riscoprire e raccontare quanto è bello fare impresa fatta bene. Questo è un imperativo che io vivo come figlio di, come impresa familiare, come un imperativo morale più che lavorativo, cioè riscoprire la bellezza di fare impresa. E questo credo che sia un elemento che dobbiamo condividere, che dobbiamo imparare a comunicare. L'altro elemento è, credo, l'altra parola chiave è gratitudine. Massimo ci raccontava di Silvio Faggi.
io non ho avuto il piacere di conoscere Silvio Faggi, ma se sono qui lo devo anche a Silvio Faggi. E quindi chiedo alla sala di fare un applauso per Silvio Faggi. Chiudo con una riflessione che faceva sempre il mio professore di economia, mi dice, riguardando proprio Silvio Faggi, è nelle radici che risiede il futuro della pianta. E in FIAP abbiamo grande cura e premura delle nostre radici, ed è proprio per questo che credo fortemente che arriveranno anche nuovi frutti, e questi frutti avranno il sapore della condivisione e della comunione, il tutto condito con una bellezza progettuale che è insita nelle nostre corde. Quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona serata. Passo la parola ad Alessandro. Ti rubo il posto. Beh, allora, lasciatemi dire una frase che è diventato per noi un mantra di FIAP. Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare sempre le stesse cose. E questo è stato il mantra di quando io ho preso, diciamo, la segreteria, diciamo, avendo il passaggio di testimone da Silvio Faggi, e devo dire che sono molto orgoglioso che oggi la FIAP festeggi i propri 75 anni proprio in questa sede. Una sede importante e che fa comprendere quanto la FIAP continui a essere vicina al mondo politico e che il mondo politico sia vicino alla FIAP. Per cui al di là di quelle che sono le vicissitudini, dopo 75 anni, questa organizzazione continua ad essere presente in tutte le sedi e in tutti i momenti istituzionali per tutelare un comparto che è forse, diciamo, uno dei comparti più importanti che ha questo Paese e che ancora oggi continua a essere sottovalutato. Io lo dico perché noi continuiamo a parlare di Made in Italy, parliamo di settore agroalimentare, ma il nostro settore ha il grande, diciamo, dovere di portare questi prodotti in giro per il mondo, e continua a essere sottovalutato e continua ad avere poca attenzione dal mondo della politica. Devo dire però che se siamo qui qualcosa sta cambiando, e questo è un segnale assolutamente importante che dobbiamo apprezzare, perché io credo che, diciamo, per arrivare a mete importanti bisogna partire da un primo passo. Il cambiamento della FIAP però parte da una cosa fondamentale: l'ascolto. Noi non siamo un'organizzazione che vive di rendite di posizione, ma abbiamo avuto l'intelligenza, e soprattutto i miei predecessori, di ascoltare le imprese, capire quali sono le esigenze reali delle imprese e partire dalle imprese. Noi non siamo un'associazione che parte dall'alto, ma parte dal basso. Siamo un'associazione che riesce e continua a dialogare prima di tutto con gli imprenditori, a capirne le esigenze e da lì costruire la rappresentanza. Questo è il modello di fare associazione. Tutti gli altri modelli sono rendite di posizione, e questo è il problema della sconfitta oggi della rappresentanza, perché questa è la verità della disaffezione. Lasciatemi due cose. Allora, uno, il nostro payoff, Drive Innovation Together, driving, guidare. Il nostro obiettivo è stimolare e guidare i nostri imprenditori verso una visione futura ambiziosa, importante. Innovazione, vogliamo innovare. Lo facciamo tutti i giorni e cerchiamo di farlo in ogni nostra cosa, in ogni nostra azione, perché dobbiamo innovare, perché se siamo arrivati in un comparto che oggi soffre ancora quello come soffre, vuol dire che quello che è stato fatto fino adesso non era sufficiente o non è stato fatto nel migliore dei modi. E l'altra parola che mi piace molto è insieme. Noi siamo aperti a tutti, come diceva il mio presidente, ma non per tutti. Siamo inclusivi, vogliamo dialogare con tutti, vogliamo fare squadra con tutti, ma perché ci teniamo, perché questo comparto ha la grande responsabilità di far girare l'economia del Paese. E questo è una cosa fondamentale. Ed ecco che solo insieme si può comprendere l'importanza di quello che è il nostro settore. Quali sono i nostri pilastri che ci stanno facendo muovere in questi ultimi anni? Due fondamentali. Uno, essere a fianco delle imprese per aiutarle a farle crescere.
Noi dobbiamo fare crescere le nostre imprese per farle diventare i futuri campioni nazionali della logistica. Noi dobbiamo aiutare le nostre imprese ad essere loro a portare il Made in Italy nel mondo. E questo è un grande responsabilità che ha la nostra federazione. Ecco perché investiamo sulla formazione, investiamo su percorsi sulla sostenibilità, i cosiddetti percorsi ESG. Siamo stati uni dei fondatori e promotori dell'osservatorio TCR, il primo rating dell'affidabilità delle imprese di trasporto e logistica, e stiamo continuando a investire verso questi tipi di percorsi, perché ci teniamo che i nostri imprenditori crescano e diventano dei manager del futuro. L'altro tema è lobby, che è una parola che magari qualcuno può dire negativa, ma è nient'altro che dialogare, confrontarsi e parlare costantemente con i ministeri, le istituzioni, la politica, per far comprendere non tanto le problematiche, ma le opportunità, per far comprendere che oggi bisogna fare delle scelte, non si può difendere tutto e tutti. Noi dobbiamo investire sull'industria del trasporto e della logistica per farla diventare un asset strategico per il nostro Paese. Se continuiamo a pensare di salvare tutto e tutti, continuiamo ad avere una situazione, diciamo, difficile. Questo non vuol dire che dobbiamo lasciare indietro le aziende più piccole, anzi, è compito dei nostri primi vettori, come mamma chioccia, accompagnare le piccole aziende verso percorsi di miglioramento. Io vi ringrazio, ho cercato di dare dei messaggi che spero siano stati colti, ringrazio soprattutto i miei presidenti e vicepresidenti. Non so se qualche giornalista in sala vuol fare qualche domanda, ben volentieri, se no passo alla seconda parte della conferenza stampa. Vedo che c'è silenzio, per cui vi ho lasciato senza parole o e allora chiedo ai presidenti e vicepresidenti di accomodarsi e chiedo di arrivare di venire con me a Veronica Bucciarelli e Piero Savazzi per la seconda parte. Bene, allora passiamo alla seconda parte. Allora, naturalmente, come dicevamo, questa è la conferenza stampa per l'avvio dei festeggiamenti dei 75 anni della FIAP, una tappa importante che vedrà una serie di festeggiamenti durante l'anno. Vi anticipo, insomma, che stiamo organizzando degli eventi importanti territoriali come a Cuneo, come anche in altre zone. Ci saranno eventi come il famoso usuale ormai One Day Track a Bologna, ma faremo anche un evento a Roma proprio insieme a un'altra organizzazione sul Made in Italy il 21-22 maggio, per cui festeggeremo e faremo una serie di iniziative per i festeggiamenti dei 75 anni della FIAP. Una delle iniziative importanti che ci teniamo è il Logistic Village, che è un format che noi stiamo, diciamo, un concept che stiamo portando avanti ormai alla sua terza edizione e che siamo molto orgogliosi perché quest'anno è cresciuto ulteriormente, siamo orgogliosi perché è un progetto che stiamo facendo in collaborazione con Fiera Milano, che tra l'altro ringrazio anche per la presenza, ed è l'obiettivo fondamentalmente rivolto principalmente alla committenza e a tutti quelli che utilizzano il servizio di trasporto e logistica. Cioè Logistic Village, noi vogliamo accompagnare i nostri imprenditori a presentarsi in maniera diversa ai loro clienti. Il Logistic Village è fondamentalmente un agorà dove il mondo della committenza in primis, gli imprenditori e manager del mondo del trasporto e logistica, le istituzioni, i stakeholder, anche il mondo della scuola si può incontrare e può dialogare, confrontarsi, fare networking. Perché quando utilizzavo prima la parola insieme, anche questo è stare insieme. Per cui
Il Transpotec, Fiera Milano, dall'8 all'11 maggio, che è l'evento organizzato, dicevo prima, la Fiera Milano, non è solo rivolto al mondo di chi, scusate il termine, vende al mondo del trasporto e logistica, ma con Logistic Village è rivolto al mondo della committenza, cioè da chi compra i servizi di trasporto e logistica. E il punto di riferimento sarà proprio Logistic Village. All'interno Logistic Village sarà fondamentalmente diviso in tre grandi aree: un'area espositiva dove vedrà moltissime sigle, più di 40, forse anche di più, insomma 40 imprese che esporranno insieme con noi, imprese di trasporto e logistica e specialisti del comparto che presenteranno servizi e prodotti di eccellenza. Dopodiché avremo un'area, noi la chiamiamo il salotto lounge bar, ma fondamentalmente l'area pulsante, dove davanti a un bicchiere di prosecco e qualcosa da mangiare che fa sempre piacere, ci si potrà incontrare, fare networking, conoscersi, confrontarsi, dialogare, che è questa una delle cose che noi ci teniamo e vogliamo perseverare, perché solo tramite il confronto e il dialogo può nascere qualsiasi percorso di crescita. E l'ultima è un'area eventi completamente innovativa, dove presenteremo una modalità, quest'anno diciamo, abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, come è nostro usuale, poi magari Piero e Veronica vi racconteranno meglio, e sarà sicuramente un momento anche questo di informativo e formazione per tutti quelli che saranno, che parteciperanno, e che ricordo rivolti soprattutto anche a chi utilizza i servizi di trasporto e logistica. Però visto la sede, diciamo importante, visto il momento, mi faceva piacere raccontarvi chi sono i, diciamo, partecipanti a questa iniziativa che hanno con noi messo in piedi quello che è il Logistic Village. Per cui io adesso cercherò, senza tediarvi, ma voglio citarli tutti perché non ce n'è nessuno di poco importante. Per cui abbiamo l'ADL Group, abbiamo Alpina Italiana, Amati Officine Meccaniche, Autotrasporti Assiplan, scusate, Autotrasporti Mezza Pesa, Cianfrocca Trasporti, Cippa Trasporti, Container Fidenza, CSI Broker, CST Logistica e Trasporti, CTF Integrated Logistics, CTL Logistics, Decra Italia, Di Stefano Trasporti, DKV Europe Service Italia, Dorna, Faresin Trasporti, Flora Multiservices, Garmin Italia, G Group, Gottardi Autotrasporti, Gruber Logistics, Genova Trasporti Intermodali, Guerra Graziano, non sono finiti, Ital Services, Logistica Fratelli Ferrara, Maganetti Spedizioni, Matteo Adragna Trasporti, MM Log, Monteleone Trasporti, Multilog, Palletways, PricewaterhouseCoopers Business Service, TAC TMI, Tomasi Group, Toyota Materia Handling, TSA Group, Verona Express, Via Libra, Vignali Logistics Service Provider, e abbiamo anche il supporto di Astra Cuneo, Autotrasporti Bertoldo, Ecoridania, Geotab, Truck Fuel e Trasporti Fratelli Primiceri.
Scusate se vi ho preso 5 minuti, ma era importante perché, come avete visto, le aziende sono molte e io sono veramente orgoglioso che questo concept stia continuando a crescere, perché vuol dire che questo tipo di modello è un modello vincente, ma soprattutto che molte di nostre imprese continuano a sostenere la nostra federazione. Però adesso lascio la parola a chi poi ha dovuto seguire e ha inventato e ha, diciamo, anche dato un nome a quest'anno, a quello che è il Logistic Village. E per cui lascio la parola alla Veronica Bucciarelli. Grazie. Buon pomeriggio a tutti e grazie infinite per essere presenti a questa conferenza stampa della FIAP. Come sapete, la nostra federazione, ed è emerso anche nel corso degli interventi del direttivo che mi hanno preceduta, ha sempre costantemente sottolineato l'importanza che il settore trasporto e logistica naturalmente hanno per l'economia italiana. Trasporto e logistica, infatti, sono il motore trainante del tessuto produttivo e industriale del nostro paese e sono un pilastro fondamentale per portare le eccellenze del Made in Italy nel mondo. È per questo che il titolo e il messaggio guida che con il Logistic Village, il salotto del trasporto e della logistica, vogliamo promuovere in questa edizione 2024 di Transpotec e Logitech è muovere insieme l'Italia nel mondo. E per rappresentare questa immagine, questo titolo e questo messaggio, abbiamo pensato ad un filo continuo che disegna le quattro modalità di trasporto, quindi ferroviario, stradale, marittimo e aereo, e che collegano due atleti, un uomo ed una donna, quindi una squadra, che si passano come testimone lo stivale più famoso del mondo, che è il nostro paese, naturalmente l'Italia. E quindi una immagine e un messaggio, muovere insieme l'Italia nel mondo, per evidenziare tre messaggi principali. Il primo, naturalmente, è che un settore del trasporto forte e atletico è la chiave per portare l'Italia nel mondo. Il secondo è che, naturalmente, affinché il trasporto e la logistica possano svolgere appieno il proprio ruolo di motore e collegamento, è essenziale il lavoro di squadra di tutti gli attori della filiera, o per citare l'intervento del vicepresidente Gennaro Romano, della comunità del trasporto e della logistica. E quindi, naturalmente, il lavoro di squadra a partire dalle aziende che lavorano nel settore, quindi del trasporto, nelle sue diverse modalità della logistica, a partire però anche dal mondo industriale della committenza, anche le istituzioni, la politica e le associazioni di categoria. Tutti insieme questi attori devono lavorare affinché il settore del trasporto e della logistica possa essere forte, strutturato e protagonista, perché questo significa che anche il mondo industriale diventa forte e protagonista e anche il nostro paese può essere forte e protagonista nel mondo. Un ultimo messaggio, non certo per importanza, è che vogliamo sempre ricordare che trasporto e logistica sono prima di tutto donne e uomini, quindi persone che lavorano per le persone. Con questo vi ringrazio, naturalmente vi do appuntamento con il FIAP Logistic Village al Transpotec Logitech che si terrà dall'8 all'11 maggio a Fiera Milano RO. E vi aspettiamo al padiglione 14. Grazie, grazie infinite. Grazie Veronica. Ma come dicevo, non finisce qui, perché la novità di quest'anno è un format diverso anche sul tema eventi, e per cui, per raccontarci un po' cosa succederà, lascio la parola invece a Piero Savazzi. Grazie Alessandro, buon pomeriggio a tutti, ringrazio tra l'altro il presidente dell'Albo dei Trasportatori, che è in pole position, per usare un termine che a me piace tantissimo, per altre ragioni, non per ragioni lavorative. Comunque grazie al presidente dottor Finocchi.
Per il format che abbiamo scelto, abbiamo cercato una dinamicità poco comune, quindi ci siamo dati degli obiettivi, abbiamo individuato 6 grandi temi attraverso i quali fare un percorso come un trasporto nell'ambito delle varie materie che possono interessare il trasporto e la logistica e non solo, e non ci siamo dati un'agenda specifica con dei nomi, dei cognomi, degli ospiti che vengono a fare il loro intervento. No, utilizzeremo una formula molto libera. Arriverà un ospite, arriverà un esperto, arriverà un amico di FIAP che, se potrà dare un suo messaggio positivo di contenuto alle imprese, ai presenti, verrà invitato a fare il suo speech, a parlare di un argomento o di argomenti che sono di particolare interesse, ovviamente o della giornata o nell'ambito generale di quello che è il mondo del trasporto che ci interessa e della logistica. I 6 grandi temi che abbiamo individuato, suddivisi nelle varie giornate, sono l'economia in movimento, sfide e opportunità per le aziende di trasporto e logistica. Posso in anteprima dare l'indicazione che partiremo dai dati che sono stati rilevati dall'Osservatorio Control Logistics come base forte sulla quale incominciare a lavorare. Dopodiché, questa è la prima giornata, nella seconda giornata si svilupperanno 2 temi: uno è Orizzonte 2030, la prossima Europa tra politica, economia, impegni ambientali e sfide sociali. Siamo nei giorni che precedenti a un momento elettivo legato all'Europa molto importante. Siamo convinti, ad esempio, che queste elezioni europee, i prossimi eletti al Consiglio europeo e nelle varie istituzioni, avranno un ruolo decisamente importante, perché traghetteranno l'Europa proprio vicino a uno dei primi traguardi del Green Deal, che è l'anno 2030, l'orizzonte 2030 è da intendersi proprio in questo senso. Avremo degli ospiti internazionali che arriveranno da IRU, da altre associazioni del settore di altri paesi con i quali abbiamo intessuto dei rapporti molto stretti e molto particolari, con i quali ci confrontiamo anche tutti i giorni. Il terzo tema è innovare la collaborazione tra imprese, e qui andremo a analizzare il rapporto tra committenze e fornitori nelle sue varie sfumature, cercando di comprendere le nuove dinamiche nel rapporto e cercando di dare forza al concetto che il trasporto non è più un'attività ancillare, come piace dire a qualcuno in questo momento, anche in taluni provvedimenti, al servizio dell'industria, ma ha un ruolo decisamente più prestante e più importante. Nella terza giornata sono altri 2 argomenti molto importanti che andremo a trattare: la rivoluzione energetica. FIAP è coinvolta in un progetto finanziato dall'Unione Europea legato all'impiego dell'idrogeno come vettore energetico. Quello ci ha dato il là per riuscire a creare un panel nella mattinata dove si parlerà dei vari combustibili, delle varie soluzioni, tenendo presente che la parte fondamentale di questo concetto è far capire alle imprese che devono incominciare a proiettare la loro mente non domani al servizio che farò tra 24 ore, ma a quello che dovrà succedere fra un anno, 2 anni, 3 anni. Incominciare ad adattare l'azienda a quello che sarà nel medio e nel lungo termine. E questo è uno degli argomenti fondamentali, quello del combustibile, quello di come muovere i mezzi. E dopodiché gli imprenditori del futuro, qui si parla fondamentalmente di digitalizzazione non solo nella documentazione ma nell'intero ciclo del processo di trasporto dall'inizio alla fine, quindi anche con uso magari qualche accenno legato all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, non lo escludiamo a priori. L'ultimo panel, che sarà nell'ultima mezza giornata, è dedicato al titolo dell'evento, Muovere insieme l'Italia del mondo, ed è un contatto tra tutti gli argomenti che sono stati trattati nei panel precedenti con la politica italiana, con le istituzioni italiane. Quindi
raccogliere i messaggi e i risultati che sono stati ottenuti nelle giornate precedenti per cercare di finalizzare dando delle call to action, dando dei messaggi molto specifici alla politica. Vi ringrazio, cedo la parola a Alessandro. Grazie. Bene, per cui naturalmente vi aspettiamo al Logisti Village dall'8 all'11 maggio al padiglione 14 e credo che sarà una tappa importante per i nostri 75 anni di quest'anno. A me l'onere adesso della chiusura. Ringrazio sicuramente i giornalisti, ringrazio Enrico Finocchi, presidente dell'Albo, ringrazio l'onorevole Traversi che è dovuto uscire, che ci ha ospitato oggi, e vi ringrazio tutti per essere qua. Devo dire che questa è una tappa importante per la FIAP, non sarà l'ultima, e lo dico con molto orgoglio perché negli ultimi anni la FIAP è cresciuta tantissimo. Siamo cresciuti come organizzazione, siamo cresciuti come numero di imprese, siamo diventati un'organizzazione diversa, stiamo abbracciando la grande impresa del mondo industriale, stiamo cercando di diciamo coinvolgere tutti gli imprenditori che hanno voglia ancora di credere in questo settore, e devo dire che sono molto orgoglioso perché ogni volta che volgo lo sguardo indietro vedo sempre più gente, e questo è un messaggio importante. Soprattutto, e lasciatemi perché poi una battuta va fatta, in un contesto dove noi siamo in un settore dove ci sono 24-30 sigle sindacali che rappresentano questo comparto, di cui la maggior parte sono scatole vuote, fatte ad hoc per rendere posizioni, per essere, avere delle posizioni di riferimento. Invece oggi ribadisco che la rappresentanza è una cosa seria, vuol dire rappresentare imprenditori che ci stanno mettendo del suo e ci tengono, imprenditori italiani che vogliono investire nell'Italia, e per cui la politica e anche le istituzioni devono rendersi conto che devono dare rispetto a questi signori, per cui è molto importante un'associazione come la FIAP che sta crescendo, perché vuol dire che qualcosa sta cambiando, soprattutto in un contesto dove un po' troppo spesso certe rendite di posizioni o organizzazioni ad personam o organizzazioni ad business, lasciatemi il termine, invece offuscano il mondo della rappresentanza. Io sono orgoglioso di avere questo ruolo e credo che nei prossimi anni la FIAP continuerà a crescere perché noi abbiamo le idee chiare. E avere le idee chiare perché? Perché ascoltiamo le imprese tutti i giorni. Questo è il segreto della FIAP. Vi ringrazio e vi auguro buona serata.